troviamo all'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro per la presentazione del progetto GIAS, un progetto rivolto all'agricoltura 2.0 e che ha visto coinvolti, oltre ai docenti e ai ragazzi, studenti dell'Istituto Agrario, anche alcuni responsabili dell'Agronica e alcuni ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche. Il progetto LIGET prevede l'utilizzo della tecnologia 4.0 con la disposizione nel terreno e nell'aria di vari dispositivi in grado di rilevare lo stato del terreno e lo stato dell'aria. Dati che vengono raccolti e che non rimangono statici, ma vengono elaborati per essere restituiti in tempo reale ed essere in grado di prevenire stati patologici, stati di carenza nutrizionale, stati di carenza idrica, eccetera, nel nuovo Olivetti in progetto, e pensiamo in futuro di utilizzarli anche per tutte le altre coltivazioni aziendali. Questo progetto ha visto coinvolte diverse classi dell'Istituto, le ultime classi, le quarte e le quinte, che sono intervenuti nelle varie fasi del progetto anche manualmente, oltre naturalmente ad aver reperito questi dati, eccetera. Il progetto è in corso d'opera e vedrà l'ultimazione nel corso del prossimo anno, quando ultimeremo l'ultima parte di Oliveto che dobbiamo ancora mettere a dimora, e questo è previsto verso la fine dell'anno, quando ci verranno restituite le piantine che stanno preparando in un laboratorio di microbiologia di Firenze. La piattaforma GIAS è una piattaforma integrata per l'agroalimentare, quindi gestisce sia la fase primaria, quindi la produzione in campo, fino a tutti gli altri passaggi che seguono per arrivare alla produzione del cibo trasformato, fino allo scaffale e alla rintracciabilità anche nei confronti del consumatore. In questo progetto sono stati utilizzati dei sistemi di supporto alle decisioni per ridurre gli input in termini di irrigazione, prevalentemente di difesa, quindi due aspetti che abbiamo preso in considerazione sono stati questi, anche se la piattaforma ovviamente gestisce anche altri aspetti tecnici. Si va sempre verso più una conversione ecologica, anche attraverso questa piattaforma ovviamente. Sì, esatto, combinando dati di diverse origini, nel caso di questo progetto sia dati da sensoristica prossimale, quindi installati presso gli appezzamenti, sia distale, quindi satellite e altro, si cerca di ottimizzare gli input, quindi nel caso della difesa i trattamenti e nel caso dell'irrigazione gli apporti idrici, quindi la sostenibilità la si ottiene di fatto, per noi informatici, è la riduzione, il calcolo delle esatte necessità per ridurre l'impiego degli input nel processo produttivo. Progetto ovviamente che è già la seconda annualità. Noi abbiamo già partecipato a un progetto del PSR con l'Università Politecnica delle Marche, il professor Neri, e con il consorzio di tutela dell'olio DOP di Cartoceto. E con questo nuovo progetto ovviamente abbiamo anche implementato un nuovo oliveto sperimentale, proprio per andare a testare quelle varietà più resistenti anche ai cambiamenti climatici, quindi alla scarsità di irrigazione. E praticamente con l'aiuto anche di Agronica, che ha dotato di sensori e sensoristica le varie aziende del consorzio Cartoceto, andiamo anche cercando di migliorare la qualità e la produzione con un controllo da agricoltura 4.0. quindi è questo praticamente il nocciolo del progetto. Oggi vengono un po' tirate le somme di questi anni di lavoro, e quindi adesso andremo a vedere. Io nel mio
caso sono un dottorando, come diciamo prima, dell'Università Politecnica delle Marche, e abbiamo in questo caso utilizzato tecniche che possono permetterci di effettivamente portare in qualche modo il nostro campo a casa e tirar fuori dei dati che possono essere utili all'agricoltore per e a chi si approccia anche a queste nuove tecnologie, che possono essere appunto anche dei sistemi decisionali a supporto dell'agricoltore, per ottenere quindi alla fine un aiuto concreto da parte appunto sia del consumatore finale che dell'agricoltore, andando ad ottenere delle informazioni utili che normalmente otteniamo e abbiamo solo in campo.